sfortunata soprattutto per il risultato che per quanto avete prodotto in campo, per la generosità che avete messo soprattutto nel secondo tempo, probabilmente è immediato. Che cosa secondo voi poteva essere fatto meglio? Secondo il mio punto di vista, la parte finale del primo tempo, forse su 2-0 vi siete un po' rilassati, non so cosa ne pensate. Io sento prima la considerazione di Chiesa che Martino, così avevo conduce possibile. Grazie. Io parto dalla considerazione che di fronte avevamo una grandissima squadra che si è rinforzata molto rispetto anche all'anno scorso, e noi l'abbiamo affrontata con la consapevolezza dei nostri mezzi, con la tranquillità che anche in condizioni difficili però ce la siamo giocata veramente a viso aperto. Quindi cosa si poteva fare di più? Secondo me poco, forse negli episodi anche questa volta non ci è girato proprio benissimo qualcosa. E parto dalla fine della partita, dove questa squadra deve uscire al campo a testa altissima e consapevole che siamo veramente forti, perché oggi abbiamo dimostrato in condizioni difficili che siamo una squadra che sta giocando con chiunque. Sono completamente d'accordo, io sentirei anche il parere di chi è stato in campo, probabilmente è stato anche quello della sua squadra. 3 punti in classifica dopo 4 partite, per quello che si è visto finora, sono profondamente ingiusti e meritati. Che cosa, diciamo, qual è adesso lo spirito che regna naturalmente nello spogliatoio? Se prevale di più la delusione o la voglia di riscattarsi subito e di prossimo? Sicuramente adesso ci sta un po' di delusione per tutto il sacrificio che avevamo fatto durante la partita, e non so se il risultato è giusto, ma per il sacrificio che aveva fatto la squadra e ognuno dei ragazzi che è entrato in campo, che ha lasciato tutto quello che poteva, magari meritavamo qualcosa in più, quindi la delusione ci sta. Adesso abbiamo 3 giorni per recuperarci, alzare la testa, che dobbiamo pensare solo a un risultato con Napoli che ci può dare tanto, però oggi restiamo delusi, perché anche se per momenti abbiamo giocato bene, penso che un premio al sacrificio ci doveva essere alla fine. Adesso abbiamo questi 3 giorni per recuperarci e rialzare la testa sicuramente. Lo spogliatoio e il gruppo è sempre stato unito, quindi questo non è un problema, e l'affronteremo con lo staff e con la società come l'abbiamo fatto fino adesso, e cercando di dare il meglio di noi. E chiedo a lei, alla fine, Basile, soprattutto negli ultimi 2 minuti loro hanno tentato con il loro movimento di portare a casa 3 punti. La sensazione invece che voi eravate un po' in riserva dal punto di vista fisico, forse avevate anche un po' meno tutto per da fare. Non so se per caso vi è apparecato anche all'epoca destra la voglia di vincere a sua volta la partita, mettendo a vostra volta l'uomo in più, esattamente come hanno fatto loro. Sì, sicuramente l'ho pensato, però chiaramente loro hanno un roster che si possono permettere di andare a fine partita freschi, lucidi, e quindi di gestire meglio le energie. Noi in quel momento c'erano giocatori che non riuscivano neanche più ad alzare lo sguardo, talmente erano affaticati, quindi giocare col portiere di movimento con questa, diciamo, fatica, e soprattutto venerdì avere un'altra partita, in questo momento noi non ci possiamo permettere di prendere gialli, rossi, e quindi col portiere di movimento può capitare di tutto. Siccome in campo nel quintetto che doveva poi giocare il portiere di movimento avevamo 3 gialli, ho preferito non farlo, perché comunque sabato abbiamo una partita, secondo me, così come quella della Luparense, decisiva per l'obiettivo che abbiamo. Tutto qua. Un'ultima considerazione che deve farla, soprattutto nel secondo tempo loro hanno fatto 0 pari di squadra, diciamo che questo sicuramente è una cosa piuttosto anomala. L'impressione è che comunque alcuni falli siano stati commessi nei confronti della vostra squadra. Qual è la vostra considerazione del metodo arbitrale oggi? Se c'è qualcosa che secondo voi non è stato fatto, insomma, nella giusta maniera. Guarda, io dell'arbitraggio preferisco non parlare, perché credo nel buon senso di loro, e se si sbaglia penso che non sia con qualche intenzione. Quindi se loro hanno fatto 0 falli, loro l'avranno visto così. Magari penso che qualche volta sono un pochino più, ci puniscono di più a noi, però questo è un pensiero in caldo dentro la partita, quindi non preferisco non parlare degli arbitri. Dobbiamo pensare al nostro lavoro e migliorare, che siamo per la strada giusta, però dobbiamo migliorare e fare dei punti. Un'ultima considerazione,
il pubblico. Sicuramente oggi ha risposto presente, c'erano gli spazi pieni. Voi in campo, diciamo, lo sentivate questo contributo del pubblico e se diciamo l'avete sentito, l'avete percepito come un anno anche oggi? Sì, questo ormai già è un'abitudine del pubblico che ci sta sempre per la Bianchini. Oggi, anche se era un giorno lavorativo, che era martedì, che tanta gente non poteva venire, cioè, la risposta è stata grandissima. Cioè, c'era tanta gente e noi lo sentiamo, questo per noi è una forza in più. Noi non abbiamo altre parole da ringraziare e dobbiamo, cioè, noi siamo in debito con i tifosi per questo venerdì, dobbiamo rifarci e aspettiamo la stessa gente o di più di quelli che ci sono stati oggi. Mattia Sedara e Folini, allenatore e giocatore naturalmente del Pescara, una partita che è stata sicuramente sofferta. Voi avete giocato molto bene, secondo il punto di vista, soprattutto quando eravate sotto 2-0. Nell'ultima metà del primo tempo avete dato una grande dimostrazione di personalità, sicuramente avete messo le possibilità darvi alla formazione del Latina. Che cosa secondo voi poteva essere fatto meglio? Io partirei innanzitutto con l'ex di turno, Mattia Sedara. Sì, abbiamo giocato bene, sapevamo che era un campo molto difficile da giocare, una squadra molto grintosa. Per fortuna siamo riusciti a portare via i tre punti, una partita molto importante. A tratti abbiamo giocato bene, poi ci siamo addormentati un po' all'inizio, non abbiamo iniziato molto bene, però per fortuna alla fine siamo riusciti a giocare come noi sappiamo e ce l'abbiamo fatta. No, non sono molto d'accordo, abbiamo giocato molto bene, in quella fase lì, però lì è una fase in cui loro hanno sprintato all'inizio e hanno tirato un po' il fiato. Quindi c'è stata la fortuna di fare due gol in tre minuti e di tranquillizzarci. In secondo tempo, devo dire, abbiamo spinto bene, senza creare troppe occasioni, però abbiamo spinto bene, non impedendo di giocare a Latina, che ovviamente giocava in sei, ricordiamoci, perché sennò sembra che siamo bravi noi e loro no. Abbiamo spinto bene e l'unica volta che hanno superato la metà campo, diciamo con credenza, un paio di volte hanno fatto un gol e lì poteva essere difficile una nuova rimonta in quel momento della partita. Lì siamo stati ancora bravi ad avere un po' di pazienza, di calma, e poi nel finale i due portieri di movimento non siamo riusciti a far gol, loro hanno avuto un'incertezza su una bella giocata e abbiamo portato a casa tre punti, figli sicuramente del fatto che noi abbiamo giocato in nove giocatori, giocando tutti di qualità, contro 5-6. Io una domanda la voglio fare, Mattia Sedara, le tue emozioni nel giocare questa partita da ex? Quando sei entrato in campo, che cosa hai trovato? Se la fine ti ha lasciato un bel ricordo? Sì, assolutamente sì. Ho bellissimi ricordi di Latina. È stato bello tornare a giocare in questo campo. Mi sono trovato bene. Il tempo che ho giocato mi sono trovato bene. Sì, sempre fa piacere tornare a giocare in un campo, in una squadra dove ti sei trovato bene e trovi degli amici, delle brave persone. Mister Colini, io voglio chiedere una cosa. Giocare una partita in fase settimanale, avere subito un impegno praticamente 4 giorni dopo, che cosa cambia dal punto di vista della preparazione? Se ci sono delle accortezze da prendere, che tipo di mentalità bisogna avere in questi casi? Ma io intanto dico che in Inghilterra giocano ogni 4 giorni, nell'NBA è uno sport similare, giocano in 9, diciamo, la rotazione, giocano ogni 2 giorni. Quindi intanto è la testa che deve essere aggiustata per questi ritmi leggermente più alti. Poi fisicamente ognuno fa le proprie, noi ci alleniamo a grosso ritmo negli allenamenti, sia nelle esercitazioni sia nelle riproduzioni della partita, e cerchiamo quindi di avere sempre birra per giocare le partite, però la birra mentale, quello che io ripeto sempre, è superiore alla birra fisica. Infatti il Latina, così come fu l'altro anno nel playoff, nel primo tempo soprattutto, e quest'anno adesso ha avuto una testa più forte, anche perché i giocatori come Avellino e Battistoni sono qui, sono ben radicati, hanno una grossa impatto sulla gara. Quindi il lavoro è doppio, la testa deve supportare poi le gambe, che devono allenarsi per giocare ogni 4 giorni. Questa è la difficoltà doppia da fronteggiare. Okay.